dire, nonostante tutto siamo ancora qui, nonostante, come ha detto il collega prima, qualcuno ha provato a oscurarci, direi che dobbiamo ringraziare anche i giornalisti che hanno scelto di essere con noi questi giorni. È passato un anno dalla scorsa edizione di Saperlo 17, un altro anno, ma la situazione, se possibile, è peggiorata. È peggiorata in Europa. L'Europa oggi è un continente chiuso, incapace di guardare oltre le sue paure. Mai come adesso è peggiorata nel Mediterraneo. Mai come adesso nel Mediterraneo, la storia dell'umanità, il Mediterraneo, la libera circolazione delle persone nel Mediterraneo è osteggiata. A memoria noi non ricordiamo una fase della storia in cui era così difficile circolare in questo momento. E questo capolavoro di negazione di diritti e del diritto soprattutto di migrare è l'unica politica che noi oggi in qualche modo crediamo unisca l'Europa. Oltre a quello che sta succedendo in Italia, che ci preoccupa e di cui vorremmo discutere in questa giornata, un anno dalla scorsa edizione, ancora una volta il quadro legislativo italiano, diciamo chiaramente, se possibile è peggiorato. Ancora il binomio sicurezza e immigrazione. Non l'avevamo già visto questo film, sono 20 anni che diciamo queste cose. Ancora si riprende, il sindaco di Palermo diceva nel suo intervento, leggi femminile, ancora nel nostro ordinamento il reato di clandestinità, forse conviene ricordarlo. Ancora qualcuno immagina che di agire sugli sbarchi agevola questa situazione. È vero, gli sbarchi sono diminuiti, ma purtroppo sono aumentati molti e credo che questa è una questione della quale dobbiamo sentirci tutti responsabili. Siamo qui perché attorno a Saperlo, io voglio dirlo, nel corso di questi anni, la collaborazione tra le organizzazioni promotrici e tra le organizzazioni che, come dire, collaborano a questa iniziativa, la nostra rete si è rafforzata, non solo si è rafforzata la rete italiana, credo di poter dire che si sta rafforzando la rete europea e quella del Mediterraneo. Sappiamo che solo così forse possiamo agire, possiamo fare in modo che cresca quell'Europa sociale che vogliamo a volte ancora molto lontano. Il programma di quest'anno, oltretutto, contiene un arricchimento dei dibattiti che riguardano le posizioni italiane, le situazioni degli immigrati italiani. Penso a questa attenzione che abbiamo voluto avere al caporalato, al lavoro di cura, di cui discuteremo in uno dei dibattiti di questo pomeriggio. Qui c'è già successo qualcosa. Le organizzazioni promotrici hanno già delle piattaforme di lavoro per tutti. Non è vero che nel corso di questi anni non abbiamo fatto proposte ai governi, e scusatemi se uso il plurale, ma credo sia opportuno, ai governi, perché alcune cose potessero cambiare. Concludo perché non ho molto tempo, ma voglio ribadire che siamo qui anche perché non possiamo stare fermi. Sentiamo di non poter stare fermi di fronte ai campi di tortura libici. Non possiamo stare fermi di fronte alla solitudine di chi ancora attraversa deserti e montagne sapendo che sarà violentato, venduto, derubato, fino allo sfinimento. Crediamo di non poter essere fermi di fronte a chi fa divenire i soccorritori dei criminali, perché questo sta succedendo. È una fase della storia in cui chi soccorre, chi fa solidarietà, in qualche modo viene, come dire, definito come un criminale. Non possiamo stare fermi di fronte a chi con politiche securitarie e restrittive manipola la realtà per piegarla a capo dei politici. Forse è meglio che queste cose le diciamo con grande chiarezza. Non possiamo stare fermi, inoltre, di fronte ad una trascinazione di odio di stranieri che non trova giustificazione né nelle predette proporzioni, perché i numeri che questa Europa e che quest'Italia sta gestendo sono assolutamente alla loro portata, e neppure per le manifestazioni di intolleranza che si moltiplicano purtroppo quotidianamente. Siamo qui anche per dire, anche perché pensiamo che la politica che capitalizza il rancore è un veleno mortale per ogni democrazia. Siamo qui anche per questo oggi. E inoltre siamo qui, rei confessi, colpevoli, convinti, lo diciamo, conclamati assertori che è meglio essere condannati nel reato di umanità che nel reato di disumanità. Questo noi vogliamo dirlo in maniera molto chiara. Siamo qui per provare a liberare il Mediterraneo,
da un tragico destino di morte e di rifiuti in cui è stato confinato, perché Sabir è divenuto certamente nel corso di questi anni un appuntamento di organizzazioni europee e mediterranee in cui si coltiva la speranza. E abbiamo scelto Palermo non a caso, perché questa città è il centro dell'incontro delle culture del Mediterraneo, una delle città più importanti. Si coltivi la speranza che quel mare, quei popoli possano tornare ad essere, come per secoli è stato, un luogo fecondo di incontro e un luogo in cui possono nascere nuove civiltà. Grazie. Presidente di Sorgia. Buonasera, anche lei ci ha la parola.